Sono una giornalista scientifica e lavoro a partire dai dati, quindi intanto la ringrazio perché l'iniziativa Scuola in Chiaro ci ha permesso di conoscere per la prima volta veramente cosa sono le scuole italiane, quante sono, quanti studenti, attrezzature, dove sono, eccetera. Io vivo a Bologna e dopo il terremoto recente ho iniziato a occuparmi anche del guscio, delle mura, delle scuole e a cercare di capire quanto sono sicure. Sto cercando di raccogliere tutti i dati possibili e di costruire una mappa in un'inchiesta che si chiama Scuole Sicure, che assieme al collega Guido Romeo abbiamo pubblicato su Wired. Questa inchiesta mira a fare la mappa della sicurezza in Italia. Allora, stiamo lavorando con il suo ministero, con le regioni, con le istituzioni per poterla completare e le chiedo quando e se sarà possibile avere anche queste informazioni sempre all'interno di Scuola in Chiaro, perché sarebbe utile anche per tutti noi poter contribuire segnalando eventualmente problemi. Grazie. Grazie. Beh, intanto il tema è certamente uno di quelli che più mi appassiona, perché in questo mio viaggiare per l'Italia io mi sono accorto di situazioni veramente molto diverse da di loro. Però mi sono anche accorto che non avevamo nessuna fotografia, che non sapevamo assolutamente di che cosa stavamo parlando. Perché quando si dice ci sono tante o poche scuole di qualità o scuole con alti problemi. Allora io vengo da una cultura che è la cultura del dato, probabilmente lei come me. Quindi il primo lavoro che stiamo facendo, e che lo facciamo in parte insieme, è quello di fare un'anagrafe dell'edilizia. Un'anagrafe che naturalmente è un po' complicata. Per quale motivo? Perché la proprietà degli edifici non è del Ministero, è parzialmente dei comuni, parzialmente delle province e per una piccola parte anche del Ministero. Quindi la prima operazione che sto facendo è quella di mettere insieme questi dati e di certificarli e poi di avere la possibilità anche di interagire, perché se si fanno azioni o se le cose peggiorano bisogna averli in tempo reale l'aggiornamento. E allora con Riccardo abbiamo pensato anche che c'è un modo, che è quello di avere un'applicazione che consenta ai genitori, ai bambini, quando vanno nella scuola, dire guarda, ieri questa cosa qua funzionava, oggi non funziona, o viceversa. Quindi il primo momento è questo. Una volta avendo certificato questa cosa, bisogna fare una seconda cosa, che è quella di andare a classificare le anomalie o le cose che funzionano e poi andare a fare una valutazione di quali sono gli interventi da fare e naturalmente i costi relativi. E poi io mi auguro che il nostro diventi un paese normale, fare un piano pluriennale, perché questo possa non essere a parole ma possa risolvere i problemi, naturalmente partendo da quelli più gravi. Allora, tutta questa cosa è bella da dire, non è così facile da fare. Nel decreto Digitalia abbiamo messo una norma per creare un fondo che ha quale fine? Proprio di poter operare in questa direzione, con anche un obiettivo, quello di poter costruire scuole nuove. E in che modo? Perché molte delle scuole che oggi abbiamo probabilmente sono obsolete, probabilmente dal punto di vista energetico non vanno, hanno delle condizioni difficili in sicurezza, insomma ci sono delle condizioni per cui, oppure anche sono in aree che potrebbero essere utilizzate in altro modo. Allora l'idea che cos'è? È di dire c'è un fondo, il Ministero ci mette un po' di risorse, un po' ce li mette la Cassa Depositi e Prestiti, un po' ce li possono mettere altri attori, le regioni per esempio, piuttosto che l'INAI. Dopodiché nel momento in cui si decide di fare questa operazione ci sono due elementi, la scuola che deve essere ricostruita e il terreno sul quale andremo a costruire la nuova scuola. Allora l'ente, cioè il comune o la provincia proprietario, conferisce la scuola al fondo e per il periodo in cui non c'è ancora la nuova scuola paga un affitto. Questo perché? Anche per stimolare un po', perché le cose vadano velocemente, perché altrimenti questo è il paese che dorme spesso su queste cose. E nel momento in cui poi si costruisce la scuola con un intervento da parte del fondo, probabilmente anche i comuni potrebbero mettere una quota a parte relativa a una parte di prestito, ecco. E poi alla fine di questa operazione l'ente ha la nuova scuola e la scuola invece vecchia fa parte del fondo che viene
ad andare a far parte di questo patrimonio complessivo. Ministro, però perdonami, tu hai dato una risposta molto analitica a una giornalista, ma la risposta agli studenti è che è cominciato un percorso per rifare le scuole? È cominciato un percorso per fare due cose. Prima, mettere in sicurezza le scuole che abbiamo, che è la nostra grande preoccupazione. E secondo, per avviare un percorso di costruzione di nuove scuole. E le prime due credo che saranno proprio nella sua città, perché qualche giorno fa ho firmato col suo sindaco un protocollo d'intesa. Quindi le cose partono. È chiaro che è un sistema complesso che ha bisogno soprattutto di essere governato, bisogna sedersi e fare le cose con una pianificazione e poi essere seri nella risposta in termini di tempi, in termini di processi. Allora, ci proviamo, non è detto che siamo così bravi.